Ai ai ai, credo che se siete finiti su questo video è perché vi hanno appena creato il profilo social. Oppure avete notato qualche strano movimento sui vostri Facebook o Instagram e state cercando qualche mezzo per rendere la vostra presenza online più sicura. Se non avete ancora visto il video precedente che ho pubblicato pochi giorni fa e nel quale parlo di social per noi musicisti, mi presento. Io mi chiamo Chiara, suono il contrabbasso e il basso elettrico, quindi sono una musicista professionista e questa non è la mia unica attività, ma mi occupo anche di giornalismo, editoria e anche di social media. Perché vi sto facendo questo video? Perché ultimamente sto vedendo tantissimi casi tra i miei amici, quindi proprio persone che conosco molto bene, che si ritrovano o con il profilo hackerato o comunque con dei problemi di sicurezza. Quindi magari vedono dei like che non avevano messo, oppure dei messaggi che non avevano mandato, e quindi cominciano a chiedersi se il loro profilo sia veramente sicuro, oppure se ci siano dei problemi in corso. I social per noi musicisti sono un importantissimo strumento di autopromozione, uno strumento di lavoro, non sono semplicemente un passatempo. E quindi è importante che siano un luogo di lavoro sicuro per noi. Quindi che non ci sia il rischio che qualcuno ci rubi il profilo oppure cancelli tutto quello che abbiamo fatto durante gli anni. Questo è molto importante perché per noi i social sono una vetrina di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e delle nostre capacità. Manteniamoli sempre nelle condizioni di salute migliori. Cominciamo subito a capire come fare nella situazione peggiore, cioè se il vostro profilo è stato hackerato. In questo caso, la cosa da fare immediatamente e senza aspettare è quello di far partire la procedura per la riattribuzione del vostro profilo. Potete trovare tantissimi tutorial in giro su come fare questa procedura. Non starò qui io a dirvela, però vi segnalo, ad esempio, che una fatta molto bene è quella di Aranzulla. Ma ne trovate veramente tantissime, quindi vi rimando a quelle. Mi raccomando la tempestività, perché prima fate questa procedura e più probabilità avrete di riavere il vostro account. Parlando di procedura, mi sento di dirvi di fare una cosa immediatamente, qualsiasi sia lo stato del vostro account. Controllate bene il nome e cognome che avete inserito, perché quando voi fate partire la procedura, vi verrà richiesto ovviamente un documento di identità. E se il nome e il cognome che compaiono sul documento d'identità non coincidono con quelli che avete inserito in fase di registrazione del vostro account, è un po' difficile riuscire a dimostrare che voi siete proprio i proprietari. E sembra una sciocchezza, ma se voi ci pensate, magari avete un soprannome, un nome d'arte, capita spessissimo, e l'avete usato per registrarvi, a meno che non siate famosissimi, è un po' difficile, ecco, riuscire a dimostrare che quel profilo è proprio il vostro. Allora, adesso veniamo alla protezione dei nostri account social. Quindi, tutte quelle piccole, buone pratiche che ci permettono di renderlo non inattaccabile, però molto, ma molto meno vulnerabile. Allora, prima cosa, scegliete una password che sia forte, quindi almeno 15 caratteri. Mi raccomando, cambiatela almeno una volta al mese o comunque nei momenti nei quali, secondo voi, c'è in atto qualche manovra strana. So che è una cosa noiosa cambiarla una volta al mese la password, però fatelo veramente perché questo rende il vostro profilo ancora più sicuro. Magari segnatevelo nell'agenda e quel giorno di tutti i mesi voi cambiate la password. L'altra cosa che vi consiglio di attivare immediatamente è l'autenticazione a due fattori, sia su Facebook che su Instagram. Allora, cos'è l'autenticazione a due fattori? È un ulteriore step che vi permette di accedere al vostro profilo, quindi non basta più lo user ID e la password, ma c'è un ulteriore step nel quale voi dovete inserire un codice numerico che vi può venire inviato o tramite SMS oppure tramite un'app. E questo rende il vostro profilo molto meno vulnerabile. Mi raccomando, attivatela, è semplicissima, ci possono riuscire tutti. Io, tra l'altro, sui miei profili l'ho attivata non con l'SMS, ma installando un'app. Ce ne sono diverse. Io ho installato, tanto per dirvi, Duo Mobile. È semplicissima da usare. Un'altra cosa che per noi è fondamentale fare, un bel backup di tutto il materiale che noi abbiamo caricato sui social. Potete farlo in due modi. C'è l'opzione già dall'app,
ma ci sono anche delle piattaforme in cloud che vi permettono di fare un backup di quello che avete caricato sui vostri social. Questo è molto importante perché molto spesso noi nella pigrizia tendiamo a usare i social come un nostro sito nel quale mettiamo tutto quello che abbiamo fatto. E questo non è un male perché veramente i social diventano per noi uno strumento di lavoro così. Però non sono come un sito perché non sono così sicuri e tutto il materiale che noi pubblichiamo potenzialmente un domani può sparire. Appunto, se vi rubano l'account. Pensate al vostro profilo che contiene magari la foto di quella sera dove avete suonato con Pat Metheny, ad esempio, o il video di quando avete suonato al Blue Note con quella particolare orchestra importantissima americana che tutti vi hanno fatto i complimenti, ecco. Tutto questo materiale che voi avete pubblicato è bene che voi lo scarichiate e lo teniate, a meno che già non avete la buona abitudine di farvi un piccolo archivio sul computer con tutto il materiale che andate a pubblicare sui social. In quel caso, il backup dei social potrebbe avere meno senso. Ricordatevi comunque di fare questa operazione periodicamente, diciamo una volta ogni X mesi. Quello che vi starò per dire adesso potrebbe sembrare di parte perché io sono mela dipendente da una vita, quindi ho computer, smartphone e tutto quanto di Apple. E quello che mi sento veramente di raccomandarvi è di prendere un iPhone se avete intenzione di cambiare il vostro cellulare. Perché? Perché ha un grado di sicurezza maggiore, soprattutto sul discorso dell'installazione di app. Perché molto spesso quando voi installate un'app, magari che arriva da fonti non proprio sicure, quello lì può essere un veicolo di qualche problema, ecco, di salute per i nostri social. E di questo, tra l'altro, ho una prova diretta perché un amico, mio caro amico, ha avuto dei problemi proprio installando un'app che avrebbe usato su Instagram e lui da quel momento ha visto dei commenti che lui non aveva mai scritto e che invece erano scritti dal suo profilo, oppure dei like che lui non aveva mai messo e quindi in sostanza capite che in quel momento il suo profilo Instagram aveva cominciato a vivere di vita propria. Lui cosa ha fatto? Ha disinstallato quell'app e da quel momento in avanti non ha più avuto problemi. Voi quando avete un iPhone, quantomeno avete la certezza che le app che installate hanno un grado di sicurezza maggiore rispetto a quelle che andate ad installare su un Android. A questo proposito, mi sento di raccomandarvi di non installare app strane oppure inutili, non andate a visitare siti potenzialmente pericolosi, evitate anche di collegarvi quando possibile a reti pubbliche, perché molto spesso i problemi arrivano anche da lì. Perché sono reti magari non protette. E infine fare attenzione a chi rispondete. E non sto parlando soltanto del Messenger di Facebook, ma anche proprio i messaggi che vi arrivano sotto magari a una vostra fotografia, quindi un commento. Ho la quasi totale certezza che molto spesso i bot si attivano rispondendo a determinati profili, che sono evidentemente dei profili fake, dei profili che causano questa cosa. Quindi, se vi arrivano commenti da persone che non conoscete, valutate se è il caso di rispondere o meno. Magari date un'occhiata al profilo e verificate che sia una persona realmente esistente o che comunque sia un amico dell'amico. In quel caso, generalmente si tratta di persone vere e che non vi creeranno problemi. Stessa cosa sul Messenger, quindi quella app di messaggistica che è legata a Facebook. Se vi arrivano messaggi strani, non apriteli, non cliccate soprattutto sui link che vi vengono proposti, perché quelli lì danno veramente tanti problemi, ma proprio tanti, in termini di furto degli account. In questo periodo, tra l'altro, girano parecchi messaggi che arrivano da un pseudo profilo ufficiale di Facebook che vi dice che il vostro profilo verrà cancellato perché voi avete pubblicato del materiale che non era legale o comunque che violava determinate regole. Allora, mi rendo conto che se voi avete un unico profilo e vi arriva un messaggio di questo tipo, magari un po' di inquietudine vi viene, ecco, dite, oddio, magari mi chiudono il profilo, cosa avrò mai fatto? E magari andate a cliccare sul link che vi viene proposto.
Io ho la fortuna, la sfortuna di gestire molti profili social e mi ha fatto un po' ridere perché a me questi messaggi arrivano proprio tutti assieme, quindi magari mi arriva una valanga di messaggi di questo tipo, prima in inglese e poi in italiano, con tutte le scritte in italiano, tra l'altro sono anche migliorati perché l'italiano è quasi perfetto, però me ne arrivano a tonnellate tutti assieme, nello stesso istante proprio, e quindi a quel punto è palese che è spam, è palese che è un tentativo di truffa, però mi rendo conto che se una persona ha un unico profilo e vede soltanto quel messaggio, magari può andare un po' nel panico. Quindi mi raccomando, non fatevi tanti scrupoli. Se è una persona che non conoscete, che vi manda dei messaggi, lasciateli. Non rispondete, non cliccate, non fate niente. Ora per chiudere questo video vi racconto due cose che mi sono successe. Quindi avete l'esperienza diretta di qualcuno che ne è uscito e vi spiego che cosa ho fatto, così magari se vi capita la stessa cosa sapete quello che dovete fare. Allora, partiamo da Instagram perché ho avuto una disavventura di qua e una di là. Allora, su Instagram cosa mi è successo? Un giorno stavo facendo delle verifiche sul mio profilo di Instagram, profilo professionale e personale perché nel mio caso coincidono. E ho beccato una reazione da parte di un profilo strano che si chiamava Gina e Spirito Santo. Me lo ricordo ancora perché, tra l'altro, Gina è il nome di mia mamma, quindi mi ha fatto un po' sorridere. Ho detto: ma chi è sta roba qua? Poi l'occhio mi è caduto sull'immagine del profilo, ho detto: oddio, cos'è sta roba? Perché quella era una mia fotografia di un anno fa più o meno. Quindi sono andata a vedere questo profilo e ho visto che oltre all'immagine profilo aveva anche diverse foto mie. Avrà avuto tipo in totale una decina di fotografie, di cui 5 mie, prese così a caso, tra l'altro quelle neanche quelle più belle, e altre erano foto generiche di pennelli, dipinti, cose così, diciamo, e tutte le scritte erano in spagnolo. Ho cominciato a preoccuparmi perché ho detto: oddio, qui sta succedendo qualcosa di strano. E vedo che nella biografia, diciamo che quel testo che compare sotto l'immagine profilo di Instagram, c'era anche il link alla pagina Facebook. Sono corsa subito a vedere ed era lo stesso identico profilo, però su Facebook. Quindi stesse foto mie, stesse foto generiche e stesse scritte. Ho detto: e mo che faccio? Quindi ho fatto subito la segnalazione sia su Instagram che su Facebook. Ho aspettato un paio di giorni e poi mi è arrivata una risposta dove dicevano che in questo periodo avevano tantissime segnalazioni e che a loro avviso quel profilo non aveva niente di sbagliato. Ho detto: ah, bene, andiamo proprio bene. Quindi cosa ho pensato? Va bene, gli organi ufficiali non mi tutelano, quindi vedrò di tutelarmi io. E in quel momento quindi ho bloccato sia da una parte che dall'altra quel profilo, di modo che voi quando bloccate un profilo lui non può vedervi, voi non potete vederlo. Io però ho il vantaggio che tra i profili che gestisco ho anche un profilo che uso esclusivamente per fare dei test. E quindi ho sfruttato quel profilo per tenere monitorato questo profilo di questa Gina, diciamo, e vedere come evolveva nel tempo, visto che l'avevo bloccato, quindi non poteva vedermi assolutamente. Cosa è successo? Che nel giro di circa 2 settimane questo profilo ha cambiato nome. Quindi è diventato da Gina e Spirito Santo a Gina qualcos'altro e le mie foto sono completamente sparite. Man mano sono state proprio tolte. Questo ci conferma il fatto che dietro queste manovre ci sono dei software, quindi che automaticamente vanno a pescare nella rete e pigliano quello che trovano e creano in sostanza questi profili fake. A questo proposito mi sento di dirvi una cosa. Allora, ammettiamo che vi sia stato hackerato il profilo. Voi subito cominciate a pensare: ecco, è stato quello lì, che è il mio collega chitarrista, ad esempio, che mi vuole male e quindi mi ha in qualche modo rubato il profilo. Sì, sono sicura che è quella persona lì, oppure quell'altra, che anche quello lì mi odia perché pensa che io sia più bravo di lui a suonare e allora ecco. Toglietevi dalla testa tutti questi pensieri che non corrispondono assolutamente a verità, perché tra l'altro non siamo più ai tempi di Pergolesi, il famoso compositore dell'epoca barocca, che tra l'altro è morto a 26 anni, tanto per dirvi, quindi ha fatto ancora meglio di quelli del Club dei 27.
che alla sua epoca appunto era morto così giovane, e la leggenda dice che sia stato avvelenato da qualche suo collega musicista che era invidioso del suo grandissimo talento. In realtà niente di tutto questo, perché Pergolesi purtroppo è morto per altri motivi, ecco, motivi di salute. Però c'è questa leggenda che gira e mi fa un po' ridere perché assomiglia un po' alla situazione nella quale ci troviamo quando ci viene hackerato un profilo, e molto spesso da miei amici ho sentito questa cosa che dico: no, magari è stata quella persona che mi ha segnalato che ha fatto qualcosa, sì, poi bravo col computer. No, ragazzi, non è così. Sono semplicemente dei software che pescano nel mucchio e se trovano, non so, dei profili più deboli o che hanno determinate caratteristiche, riescono a intrufolarsi. E ve lo fregano. Passiamo ora a Facebook. Questa è stata veramente una spina nel fianco e credo di aver sudato le sette camicie prima di riuscire a risolvere il problema. Allora, è successo tutto da quando ho fatto lo switch da profilo personale a profilo professionale. Allora, come già sapete, sicuramente, se siete anche voi musicisti che girano sui social, da qualche tempo Facebook ha dato la possibilità di avere non soltanto il profilo personale, non soltanto le pagine, ma di avere anche un profilo che è ibrido e quindi vi permette di avere un massimo di 5.000 amici, ma potete avere anche un infinito numero di follower. E è una sorta di ibrido tra le due cose, quindi un profilo personale e una pagina. E voi come potete, ad esempio, avere questo tipo di profilo professionale? Semplicemente prendendo il vostro profilo personale e facendo lo switch alla modalità pro. È semplicissimo, trovate sicuramente mille tutorial in giro, comunque vabbè, se andate nelle impostazioni lo vedete comunque che c'è la possibilità di fare questo switch. E appena era uscito io l'ho fatto subito, perché è una cosa che mi interessa, appunto, quella di avere un profilo che sia il più accessibile possibile a tutti. Infatti anche tutti i contenuti che pubblico sono tutti pubblici, non c'è niente di privato. Ma perché penso sia giusto che comunque un musicista, quindi una persona che si espone, sarebbe un po' strano che abbia dei contenuti che condivide soltanto con determinate persone, anche perché poi noi quello che pubblichiamo, bene o male, sono tutte cose che riguardano il nostro ambito professionale. E il fatto di pubblicare delle cose personali comunque dà quel tocco di umanità. E ne approfitto a questo punto per raccomandarvi di andare a vedere il video precedente che ho pubblicato e nel quale parlo di social visti in un'ottica da professionisti, quindi da professionisti della musica, ma anche di altri ambiti, ecco. Nel quale raccomando appunto la genuinità, quindi mostrarvi per quello che siete, sia come professionisti che come persone, proprio per riuscire ad instaurare un rapporto migliore con chi vi segue. Allora, torniamo a noi. Facebook spina nel fianco mia. Ok, ho fatto lo switch a questo profilo pro e tutto bene, tutto bello. A un certo punto ho cominciato a vedere dei movimenti strani, ma nel senso, su determinate fotografie ho cominciato a vedere un numero impressionante di reazioni, quindi cuoricini, like, eccetera, da persone che non conoscevo. E oltre a questi, tantissimi messaggi subito sotto le mie fotografie, il più delle volte in italiano sgrammaticato, il più delle volte che non c'entravano niente con quello che avevo pubblicato. Messaggi di testo, sticker, erano tutte persone non solo che non conoscevo, ma erano dei profili dubbi. Nel senso che tu andavi a vedere chi era, magari c'era una foto profilo un po' inquietante con degli occhi un po', uno che guardava a destra, l'altro a sinistra, e un feed di quello che pubblicavano che era quasi sempre uguale, nel senso che o erano cose che condividevano da altri, oppure l'ultima cosa pubblicata risaliva a 7-8 anni fa e poi non avevano più fatto niente. Oppure c'erano anche dei profili che proponevano solo ed esclusivamente buongiornissimi, diciamo, o tipologia così, e subito sotto c'erano un sacco di commenti da profili simili che rispondevano tutti in un certo modo, o solo con lo sticker, oppure con buongiorno, buongiorno, ciao, ciao. Cioè, quindi proprio cose che era palese erano state create da un software. Quando ho inquadrato bene la situazione e quello che mi stava succedendo, ho capito che ero stata presa di mira da qualche bot.
che i bot non sono nient'altro che dei software che eseguono la stessa azione ma in maniera ripetitiva. E questo è un caso tipico. Ok, finché erano soltanto like e messaggi così, vabbè, uno dice, pazienza, speriamo che finisca prima o poi. Il problema è che la cosa poi è evoluta, nel senso che sono arrivati dei profili pornografici e questa cosa ha cominciato non solo a inquietarmi, ma anche a imbarazzarmi, perché la metodologia tra l'altro era cambiata, non rispondevano più direttamente alla mia fotografia, ma si attaccavano ai commenti che venivano fatti dai miei amici. Esempio, pubblicavo una fotografia di un certo tipo, attenzione, perché non tutte le fotografie venivano bersagliate così, soltanto quelle dove compariva io ho il mio viso o quello di un'altra donna, se c'è la foto di un uomo no. In sostanza, io pubblico ad esempio una mia foto, subito sotto un mio amico mi scrive: ah, ciao Chiara, è da tanto che non ci sentiamo, come stai? Amico che conosco. A questo commento, subito sotto, si attaccava uno di questi profili pseudopornografici e gli rispondeva: ehi, ciao, sentiamoci in Messenger, ti do il mio WhatsApp, passiamo la serata insieme, una roba del genere. E tutti sempre uguali, andavano proprio a ondate, ce n'erano tutti uguali, passava magari un giorno, ce n'erano altri di altro tipo, ma tutti uguali. E era molto imbarazzante perché questi profili, tra l'altro, avevano anche delle fotografie che potete immaginare, ecco, senza che ve le descriva. E finché questi messaggi arrivavano magari a, non lo so, al commento di un mio amico carissimo, al quale posso spiegare che cosa sta succedendo, nel momento in cui questi commenti arrivano a persone che non dovrebbero nemmeno vederli, questi commenti, la cosa diventa molto imbarazzante. Ad esempio, ricordo un momento in cui ho visto uno di questi messaggi che si è attaccato sul commento di uno dei miei docenti del conservatorio. È stato un momento veramente più che imbarazzante, molto più che imbarazzante. Se voi cercate che cosa fare in questi casi, come affrontare quindi l'attacco di un bot malefico su Facebook, bene o male in giro non trovate molte soluzioni. Io questa cosa come l'ho risolta? Inizialmente ho provato a cancellare sistematicamente tutti questi messaggi. Restava però traccia perché loro, oltre a metterti il commento, mettevano anche il like a quel particolare commento che andavano a intercettare. E quindi magari c'era il commento di un mio amico con 350.000 cuoricini da questi profili e non era bello. Quindi ho cominciato a cancellare tutti questi messaggi e a bloccare i mittenti. Però stava diventando veramente una lotta contro i mulini a vento perché si moltiplicavano in maniera spropositata. Quindi a un certo punto cosa ho pensato? Questi profili sono dei profili fake che non hanno con me nessun contatto, quindi non sono miei amici. Quindi mi sono detta, se io mettessi nelle impostazioni la possibilità di commentare le mie fotografie e tutto quello che ci sta sotto, quindi i vari commenti dei miei amici, soltanto da chi è mio amico, quindi alle persone a cui ho dato l'amicizia su Facebook, ho fatto così, quindi ho settato Facebook di modo che soltanto i miei amici possono commentare le mie fotografie e da quel momento non ho più avuto problemi. Quindi se anche a voi è successa questa cosa qui, andate nelle vostre impostazioni e mettete questa specie di paletto, ecco, e vedrete che il problema magicamente si risolverà. Ora permettetemi una piccola considerazione che si riallaccia un po' al video precedente che ho fatto su Facebook. Io nel periodo nel quale ho subito l'attacco di bot su Facebook, mi sono ritrovata a dover controllare tantissimi profili, perché ovviamente prima di bloccare qualcuno con la certezza che fosse un profilo fake, era il caso di controllare chi fosse, mica di andare a bloccare l'amico dell'amico e poi ti vengono giustamente a dire: ma scusa, ma non ci sei più. A me è capitato tantissime volte di imbattermi in profili che non avevano una foto profilo, ad esempio magari avevano un oggetto o una lampada, un quadro, così, quindi non sai chi ci sia dall'altra parte. E giustamente andavo a vedere se c'erano degli amici in comune. E mi capitava magari di vedere 100, 200 amici in comune e le immagini, le prime che vengono proposte, che così a colpo d'occhio vedi chi sono i suoi amici, erano tutte immagini di donne, di signore, di ragazze molto in déshabillé. Cioè, allora, non siamo a livello di fotografie pornografiche, però
Però, insomma, scollature abbondanti, pose lascive, cioè, e vederle così tutte assieme, vi giuro, sembrava uno di questi profili fake che aveva tra i suoi contatti solo profili pornografici. E vi assicuro che questa cosa mi ha fatto molto riflettere perché ho detto: caspita, l'immagine del profilo ha un'importanza che noi non riusciamo a quantificare se la vediamo singolarmente, se la vediamo in mezzo ad altre foto profilo. La riflessione che ho fatto è un po' quella che ho fatto nel video precedente. Tante volte noi magari mettiamo una foto profilo che in quel momento ci rispecchia, che ci piace, che ci fa sentire un po' più belle, più provocanti, più, insomma, più desiderabili. Però secondo me c'è una bella differenza tra essere e sentirsi belle, provocanti, attraenti e passare un po' per, non dico profilo pornografico, però insomma, molto vicino alla donna di facili costumi. Non so come, con che altre parole dirvelo, però non voglio passare per la suora di turno, che non sono assolutamente. Però vi invito a fare una riflessione sulla foto profilo che scegliete, soprattutto se si tratta anche di un profilo professionale. Allora, mi sta bene presentarci attraenti, sexy, con non so quel non so che attrae. Ma c'è una bella differenza tra scegliere una foto attraente e scegliere una foto che è proprio lì al limite tra una foto di una persona normale e una foto di un profilo fake barra pornografico. Allora, io vi assicuro che ho visto tantissime fotografie di profili pornografici fake in questo periodo, ahimè, ho dovuto vederle, e tante persone vere hanno foto molto simili, quindi vi invito a fare una bella riflessione sull'immagine che voi scegliete per presentarvi agli altri. Ci sono tanti messaggi, tante cose che noi comunichiamo con una semplice immagine, dal colore alla posa, a quello che facciamo vedere. Se quella cosa lì è proprio quella che vogliamo far vedere, va bene. Ma riflettiamoci, è veramente quello? È veramente quello che ci rispecchia? Vogliamo farci vedere così o vogliamo scegliere altro? Pensiamoci, ecco. A me questa cosa ha dato molto da riflettere. Poi, con questo discorso, attenzione, non è assolutamente mia intenzione aprire un dibattito sul ruolo della donna nel 2024, sul come si presenta, il burka o il bikini. Non lo so, il femminismo, Elodie che si presenta sul palco con abiti da 2 centimetri, che ci sta quella roba lì, tra l'altro, perché lei in quel momento sta lavorando, sta facendo il suo lavoro, è una donna di spettacolo e sta presentando una cosa particolare, il suo spettacolo che è quello lì. Nella vita di tutti i giorni voi non la vedrete vestita così, è su quel palco che è vestita così, quindi non stiamo a fare i puritani, i bacchettoni, lei sta facendo il suo lavoro lì. Il discorso che sto facendo io invece è un altro. Come ci presentiamo noi sui social che rappresentano sia la nostra faccia pubblica che quella privata? Lì dobbiamo esprimerci nella nostra interezza, il lato pubblico sul palco e il lato privato giù. Pensiamoci, soprattutto se siete delle donne. Fateci una riflessione su questa cosa e decidete, ma se ne siete veramente convinte che quella lì è proprio l'immagine che volete dare di voi, oppure se c'è un'alternativa. Ripeto, non voglio essere una bacchettona perché non sono assolutamente una bacchettona, non sono assolutamente una suora, anzi, ma sono una persona che sta molto attenta all'immagine, sta molto attenta a quello che si comunica con qualsiasi cosa proponiamo, che sia una fotografia o uno scritto. Bene, direi che questa piccola parentesi sui social può dirsi conclusa e se avete delle domande o qualsiasi cosa scrivetemele qui sotto nei commenti e credo proprio che la prossima volta che ci rivedremo in un video sarà perché sto suonando qualcosa o col basso o con il contrabbasso, che è poi quello che io faccio qui su YouTube.